Ci siamo, è il momento della verità. Ho Abbiamo paura. fatto i 10 km, non abbiamo ancora aperto, non Ho abbiamo idea. paura, ho paura. Anch'io. E se poi non è vero ci rimango malissimo, cioè. Vado? Vai, vai. Ok. Sì! Sì! Che carino, guardalo! Che Alleluia, sembrava piove! sentire fuori dal parco, ma ci siamo. Allora, Vai, numero uno. oh, vediamo, Se il dito porta vediamo, vediamo. male, torniamo a fare i Al rituali. naso, sì. Vai al prossimo che è meglio. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Siamo qui oggi perché ci hanno avvertito di un easter egg molto particolare. Esattamente, vi ricordate Pikachu che ci siamo lamentati che sta di fianco a noi invece che sulla nostra spalla? Bene, a quanto pare arrivando a 10 km con Pikachu avremo la possibilità di farlo stare sulla nostra Sì, spalla. esatto, ci hanno proprio detto, i consolini ci hanno avvertito di questa cosa, ci hanno detto che proprio quando tu raggiungi 10 km, lui si mette automaticamente nella spalla e sarebbe Speriamo che fantastico. sia vero perché in tutto questo noi in qualche giorno abbiamo fatto di fretta 9 km su 10 per tenere pronto per questo video, per vedere se funziona. Io spero davvero di sì Io perché... sinceramente non ho idea, non ho neanche cercato perché voglio la sorpresa nel caso che succeda, quindi non lo so, se non è vero picchiami i consolini, Ok, te lo dico tutti? Uno a io, uno? sì. Proprio li facciamo mettere in fila indiana? Io sarò responsabile di picchiarli, Oh, ve lo dico, ve lo ok, va dico. bene. Allora, Pikachu ce l'abbiamo a 9.2 su 10, quindi manca pochissimo, ovvero Pochissimo, 800 pochissimo. metri, che spero che facciamo facilmente. Nel mentre attivo una Romino, perché non si sa mai. Ovviamente siamo a Monteclaro, quindi l'obiettivo è caccia di Bulbasaur. Proprio Assolutamente sì, assolutamente, assolutamente qua sì. l'altra volta ne abbiamo trovato o 3 o 4, magari questa volta cerchiamo di trovarne addirittura 6 o 7, proprio tantissimi, così iniziamo ad evolvere quello. E poi ci mancherà solo Squirtle, perché Charmander Esatto. è pronto ad essere evoluto. A breve faremo il nuovo video delle evoluzioni e lo evolveremo in Charmeleon finalmente. Poi non mi ricordo se per Charizard costa 50 o 100. Non mi ricordo, non Vero? mi ricordo assolutamente. Vedremo dopo che l'abbiamo evoluta, non lo so. Non sei molto Lo utile, so, non mi senza ricordo offesa. mai le cose, mi dispiace, mi dispiace. Guarda che bella questa pietra del sonno. Dov'è? Dov'è? Pietra del sonno? Sì, allora ci dice che risulta... Qui? È mai Ma un un albero? albero. Adesso la controlliamo. Sarebbe bellissimo, una pietra del sonno, così mi ci addormento sotto, tu No, continui da non solo. serve a quello. Sì che serve a quello, per farti venire sonno. Allora, controlliamola, Vieni, vieni. andiamo a vedere che cos'è. Andiamo a Nel vedere mentre cosa. carino, catturo due Nidoran, uno Tanto femmina e uno maschio. dobbiamo camminare, quindi Oh, aiuto! oddio, io ho beccato una buca. Anch'io, aiuto! È pieno di buche, non si vedono perché c'è l'erba alta. No, Allora. no. Allora, ai vigili del fuoco. Ma è un albero. Sì. E allora la pietra del sonno non so quale sia. L'hanno rubata. Sì, può essere, vabbè, quella era in onore dei vigili del fuoco, Ti prego, comunque. usciamo in frutta dall'erba perché se becco un'altra buca cado per terra Io oggi. ho le scarpe aperte, quindi mi sto riempendo di erba nei piedi. Ho Durare smesso di Pokémon. ascoltarti nel momento in cui ho visto i giochi. Ma ti ho detto Guarda una che cosa, Fili, vuoi carini. fare un gioco? Sì, ma Ok. non penso che si Vai, possano vai, vai. fare. Certo. No, secondo Una me scivola. no, gli adulti non li possono L'ho fare. fatto. No, ho fatto quello. Quale? Quello. Ok. Perché quello è più sobrio. Ma... Adesso secondo me i guardiani mi tirano per i capelli, guarda, te lo dico. Vero? Sì. Anche secondo me potrebbe picchiarti. C'è anche un'altalenina. Puoi fare Questo voglio questo. fare. Fai quello al centro, che questo mi È sembra un po' più rotto, lo rotto. vedi? Cioè, ragazzi, è rotto, cioè, ti sembra, Ma vedi? Lo dove? vedi che gli manca la Ah, ok. cappellina? Allora quello è il più sobrio. Vai. Questo sembra un po' sgangherato, Sì, guarda. ho paura che ci crolli non appena Vieni. ci sali. Aspetta. Mi fai tenere troppe cose. Faccio da sola, ti auto Ok. riprendo. No, c'è bisogno di un'inquadratura da lontano, scusi. Ecco. Ti diverti, sì? Non è divertente come immaginavo, sì, Meno male. torniamo a noi. Me li Ok. ricordavo più divertenti da bambina. Il fatto è che sono un po' sgangherati, quindi non era troppo comodo starci. Vabbè, Comunque, ogni torniamo a volta noi. ci chiedete perché ho due telefoni, ragazzi. Semplicemente questo registra il microfono, questo il gameplay, e quindi ne Non tengo stiamo due. giocando con due Anche se è molto telefoni. scomodo, e anche se devo usare soltanto il pollice per catturare i Pokémon, e quindi ne manco di più. Sì, perché Però. abbiamo provato a usare anche, cioè prima nei video precedenti usavamo il microfono delle cuffiette, E fa attaccato schifo. proprio al telefono, ma fa schifo, è davvero pessimo, infatti. Non che questo sia bellissimo, però almeno è Però nei decente. vecchi video di Pokémon, se ve li riguardate, spesso abbiamo avuto problemi di audio per colpa delle cuffiette, quindi. Ci siamo, è il momento della verità. Abbiamo fatto i 10 km, non abbiamo ancora aperto, non Ho abbiamo paura. idea.
ho paura. E se poi non è vero ci rimango malissimo, cioè. Vado? Vai, okay. Vai. Sì! Che carino, guardalo! Guardalo, si mette proprio così, capito? Fantastico! Adoro questo easter egg, è davvero carino, è davvero carino. Infatti all'inizio mi ero sorpresa del fatto che Pikachu non stesse sulla spalla, perché ci esatto, sarebbe. E invece benissimo. C'era il motivo. Comunque, a proposito di Pokémon nella spalla, lo sai che mi hanno detto che al posto di signor Maialino, io non okay. ci avevo pensato, si potrebbe in effetti mettere uno Zubat. Ma è brutto. Oppure anche Eevee sta sulla spalla. Eevee è molto più carina. Sì. Io infatti non appena poi ho scaricato l'aggiornamento, mi sono messa Eevee. Lo farò vedere a tutti, metterò la foto su Instagram. Sì, ve lo dico, così ve lo faccio vedere. Okay. Io non ho perso occasione, perché Zubat sì è carino, però non sta proprio sulla spalla, ti svolazza qui dietro, capito? Rimane dietro a svolazzare. Dati fastidio, come le zanzare. Esatto, dà molto fastidio. Ovviamente uno Zubat, quindi è ovvio che dia fastidio. Certo. E invece Eevee rimane come il Pikachu, proprio qua, covacciato nella spalla ed è carinissimo. Io l'ho messo subito, guarda, ne ho subito approfittato. Pikachu è più carino, ma sì. Non ce l'hai. Non ce l'ho, perché io ogni volta sì? Tu vedi che la gente pensa che tu stia giocando col mio e invece lui registra col mio telefono, quindi io non posso giocare e non mi posso catturare i Pokémon. La triste storia di Ferenicchi. Sì, era una triste storia. Guarda, anche la maglietta gialla sarei abbinatissima a Pikachu, saremmo uguali. Saremmo uguali. Ma come le pensi le cose? Comporto Nidoran. Vieni qua, Nidoran. È caldo, come le fa pensare. Ok. Comunque andiamo a cercarci un Bulbasauro. Dai, almeno uno. Su, forza. Abbiamo girato tutto il parco. So quante volte. Non si trova nulla di carino, anche abbiamo Bulbasauro. Abbiamo trovato solo uno. Un Bulbasauro addirittura quando ci siamo fermati al bar a prendere qualcosa da bere. Cioè, giri lì, 2 ore cercandolo in tutti i modi. Ci siamo seduti a bere un succo di frutta e lo troviamo. Ma facciamo vedere. Non è fortissimo. Non però era abbastanza scarso in effetti. Diario, questo qua, 340, non è male. Comunque stiamo continuando a fare anche caramelle di Pikachu, che fra un po' potremmo evolvere in Raichu, continuando bellissimo, così, perché bellissimo. Un chilometro, una caramella è davvero buono e ce la facciamo, quindi esatto. Questa cosa sarà una figata. Anche se credo che ne evolveremo uno e ne teniamo un Pikachu, capito? Per avere uno e uno, perché mi piace sia Pikachu normale sia Raichu, okay, capito? Ok, sì, ci sta. Quindi voglio ci tenere sta, entrambi. Hai ragione. Comunque, stavamo dicendo che siccome non abbiamo trovato nulla, abbiamo fatto queste ovette. Dato che ci è capitata la coincidenza di averle tutte da 5 km, adesso apriremo, siamo a 4.9, apriremo 9 uova da 5 km. Esatto, quindi non siamo riusciti a trovare qualche Pokémon, diciamo, fighissimo girando qui per il parco, ma almeno apriremo le uova. Non sono da 10 come le altre che siamo riusciti ad aprire, ma anche secondo me 9 uova da 5 si può trovare qualcosa di interessante. Vedo qualche goccia nello schermo. Sì, non sì, vorrei. Infatti, ragazzi, l'altro video dei Pokéstop non penso lo registreremo perché secondo me sta proprio per iniziare esatto. a diluviare. Quindi finiamo evitiamo questo il rischio video di attivare i Pokéstop e poi dover scappare. Esatto, quindi attiviamo, cioè apriamo queste uova, finiamo il video e torniamo direttamente a casa. Sì. Magari ci torneremo un'altra volta. Allora, visto che nelle uova da 5 km non c'è nulla di troppo figo, ce n'è una in particolare che potremmo trovare. È una possibilità su 9. È tanta, giusto? Ok, sì, quindi sì, lo sì, nomino? Sì. O preferisci che secondo te che non lo nomini, magari non nominandolo abbiamo più possibilità? No, che nominalo, dici? Nominalo. Kangaskhan. Addirittura, sì. Punti così in alto. Io pensavo volessi nominare qualcosa di un po' più ascolta, sobrio. Ascolta, ne abbiamo 9, non 3, 4, 5, 9. Alleluia, come va a sentire fuori dal parco, ma ci siamo. Allora, vai. Numero 1. Vediamo, se il dito porta male torniamo a fare al i rituali. Al naso, sì. Vai al prossimo che è meglio. Vai al prossimo allora, che è meglio. 485, 16 caramelle, almeno un po' di utilità ce l'ha. Ok. Ok, allora qualcosa di particolare? Il naso? Va bene, usiamo il naso, okay? Vediamo. Su. Voglio provare io, dai. Ok, dai. Allora 487, 19 caramelle, quindi è comunque andata bene. Sì. Vai, sì. Dai, speriamo. Sto guardando da altre parti. Non vuoi vedere? No, ho paura. Wow. 603 e 21 caramelle, ti dirò. Almeno stiamo trovando un sacco di caramelle, sono anche abbastanza forti di potenza, quindi. E soprattutto diciamo siamo che non a 3 di 9, quindi l'entusiasmo sì, non deve scendere. Sì, esatto. L'entusiasmo. Cioè, ci prendete in giro, davvero? Ci prendono in giro? Non ho parole. Con tutti i Pokémon che ci sono da 5 km tu mi fai trovare 2 volte lo stesso. Dai. Siamo seri, dai.
Wow. Oggi no, non cosa ci devo sta fare? Per... non ci sta andando bene. Dimmi cosa dobbiamo fare per trovare qualcosa. Niente, guarda, uccidere la Niantic. Perché non si trova mai nulla. Ce l'abbiamo già, però dai, almeno non si vede tutti i giorni. Vabbè, di lui ne abbiamo pochi. 21 caramelle. Trasferendo l'altro potremo evolvere nel video delle evoluzioni anche Gastly. Quindi un nuovo Pokémon per il Pokédex, dai, dai, dai. Questo non è male, non è male. Stiamo un po' perché Gastly noi lo troviamo pochissimo. Mai, mai, cioè una sola volta in 2 mesi, quindi sinceramente... Di nuovo. Fai più pirouette. Oddish. 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 Okay. Carino però. Soprattutto se 640 e 17 caramelle, ok. No, ma okay. Not bad, vai. L'ultimo. Allora, per l'ultimo dobbiamo fare qualcosa di particolare. E mi guardi pure, sono tue queste idee. Mi guardi pure. Mi serve un'idea. Allora, corri. Tocco ferro. Sto riprendendo perché queste cose devono essere riprese. Allora, ok, i consolini sanno già cosa c'è. Noi non lo sappiamo. Ok. Sei pronta? Vai. Il Pokémon più bello di sempre? Magari i consolini stanno già ridendo perché è una schifezza. Sei pronta? Vai. Ok. Ok. Ce n'è un altro! Ah, ti sei dimenticato. Attenzione! Ti sei dimenticato che ce n'era un altro. Ok, rifacciamo il gioco. Ok. Allora, di cosa parliamo? Del tempo. Sta per piovere? Sì, sta per piovere, bello. Okay. Vado? Oggi mi sa che non ce n'è andata bene a me. È livello 23. Però. Livello 23. Livello 23. 10 Ultra Ball, rivitalizzanti, bla 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 bla. Allora, ricapitolando. Non abbiamo trovato nulla, essendo un Bulbasaur scarsissimo. Apriamo 9 uova. Hanno fatto totalmente schifo stavolta. Allora, io dico una cosa, perché voglio capire se è una coincidenza. Ok. È un gioco con 145 Pokémon. Mm-hmm. Ok. Ne abbiamo tipo 93. Mm-hmm. Troviamo sempre gli stessi 20. Perché quando apri delle cavolo di uova trovi lo stesso, le stesse identiche cose quando dovresti trovare un Pokémon su 145? Non si sa. Scriptato. Ok. No, dai, comunque non è andata, non è stata una giornata troppo proficua, comunque può capitare. Però abbiamo un Pikachu sulla spalla. Però infatti volevo arrivare lì. Siamo riusciti a vedere proprio personalmente l'easter egg di Pikachu. Esatto. Ed è stato fighissimo, perché sono felice che sia una cosa vera. Perché non si sa mai, di solito questi easter egg a volte possono non essere veri, magari sono solo dicerie. E invece almeno questo lo siamo riusciti a Esattamente. Fare. Esattamente. Prossima volta, ragazzi, quasi di sicuro, dato che sarà già martedì, abbiamo letto che il tempo dovrebbe calare ancora di temperatura. Mi sa che quindi ce ne andiamo. Esatto, mi sa che ce ne andiamo al Poetto. Oggi c'è un caldo incredibile. Sì, deve piovere, ma c'è caldo lo stesso. Quindi sì. Andiamo al Poetto, per intenderci, per chi non è di Cagliari, andiamo a caccia di Lapras, di Blastoise e di tutta la questa bella di roba. Cagliari è il Poetto. E non è caccia, perché davvero lì almeno qualcosa di figo lo troveremo di sicuro. Quindi dai, almeno così recuperiamo un pochettino questa giornata. Esatto, esatto. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao ciao. Ciao.